tuo giorno fortunato. Pacifica ti chiama per dimostrarti tutto il suo affetto. Hai qualcosa per me? Beh, come ti dicevo, a prescindere da quello che offri, non sono interessati. Ma gli serve qualcuno per un altro lavoro, così ti ho proposto come volontario. Fallo e avrai il tuo incontro con Brigitte. Ok, allora con chi devo parlare e come? Vai alla cappella sulla Sloan e cerca l'altare. Qualcuno ti toccherà e ti farà un cenno. Qualcuno di inquietante. Capito, grazie. Subito. Sono arrivato ora. Sono gli affari. Mi terrò in contatto. Stavamo aspettando. Perché incontrarci qui? Non amo i funerali. Non avere paura, étrange. Questo funerale non è per te. Sei il mio contatto. Qualcuno mi parlerà di questo lavoro. Sono solo un intermediario. Avrai più informazioni. Presto. Chi è morto? Ha qualcosa a che fare con il lavoro? Credi che avremmo organizzato questo funerale per te? Cos'è, una prova? Per vedere se ero solo, che cromo ho addosso. È una specie di testa. Di solito conosciamo i nostri collaboratori fin da bambini. Conosciamo i loro angeli. Di te non sappiamo nulla. Voglio parlare con Brigitte. È
qui? No. Il centro commerciale all'angolo. Vai alla macelleria. Chiedi di Plasir. Ti darà lui i dettagli. Fuori di testa della città. Sauter tant qu'on l'a toujours fait. Il n'a pas fait aucun sens pour ces licognards. Juste donne. Moi, je connais. Cherco Placide. Placide. Gardez ici, là. Dodo, ti, petit, maman. Dodo, ti, petit, maman. Vous voulez entrer? Gardez la caméra. Si ou pas dodo, crabe la va manger. Si ou pas dodo, crabe la va manger. Maman ou pas là, allez aller dans ma chérie. Placide, gardez là. Papa ou pas là, allez aller à rivière. Si ou pas dodo, crabe la va manger. Sei Placide? Voglio parlare con il capo. Chissà où voulez. Pensavo che vendere polli allevati fosse illegale. Sono 6 anni che il pollame probabilmente è malato. Ora, ad un tratto, uff, tutto pulito. Non è in vendita. Che cosa vuoi? Voglio vedere Brigitte. Ma ti mandano da me. Mi dirai qualcosa sul lavoro? Sì, ma non qui. Seguimi. Dove andiamo? Un focolaio di controversie. Uno deio! Di qua. Se tu ne non fila! Tu sei pacifica! Questo è altro ancora. Benvenuto a Pacifica. Conosci bene Pacifica? Nah. Non siete proprio amichevoli con quelli che vengono da fuori. Doveva essere una città se in cui i ricchi avrebbero bruciato i loro eddi. Un circolo chiuso. I corporativi gli davano soldi, loro li risputavano indietro. Tutti questi giocattoli vengono da soldi corporativi. Ora ci interessa solo il Jim. Grandi imperi al mondo. Il più grosso e brutto tempio all'avidità di tutta Pacifica. Mai finito. Fino a settimana scorsa era deserto. Vuoto. E ora? Ora è diventato una tana degli Animals. Non è vero, 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 non è
Granata! Lassi, pizzico! Puh! Upat bisue! E all'occhi vieni, Pimar! Patet, mensa se puh! Papa non puio responso! Messi! Andiamo, non manca molto! Ricordi quel Timun che hai quasi ucciso? Cosa voleva? Lassi! Ok, o mini? Pagiodia! Me utezi! Vita, Emily! Men pablie! Hai già incontrato gli animals? Sì, qualche volta. Volete gli animals fuori dal gym? Morti. È questo il lavoro? Saprai tutto tra poco. Voglio dire, non ha senso che siano qui. Nel cuore di Pacifica, senza rinforzi, isolati. È il vostro territorio. Cazzo, nemmeno gli sbirri mettono il naso qui. Cercano di provocarvi, di farvi fare un passo falso. Non escono dal gym. Di quante persone stiamo parlando? 30, forse più. Vinignon, parliamo qui. Siediti. Quando vedrò Brigitte? Fai il lavoro, poi vediamo. Ma che... Prima potresti dirmi che cazzo intendi fare? Hai accettato il lavoro. Fa quello che ti dico. Quindi connettiti, subito. Altrimenti? Hai altri volontari pronti? Vi, manca poco, ci siamo quasi, non sputtanare tutto. Merda, tanto non serve. Beh, almeno non ti riempirà di chiacchiere. Evelyn Parker, ti dice qualcosa? Non è una di noi. Ma ha lavorato per voi. Perché non mandate i vostri al gym? Non funziona così. E come funziona allora? Funziona bene il più delle volte. Il tuo sciamano di cromo è Victor. Voi vi conoscete? No, non serve. Questo hardware è merda. Dovresti cambiarlo. Oh, quindi sei anche un bisturi. Sai che c'è? Vaffanculo. Credi di essere libero? Di poterti alzare e andare via? Ricorda perché siamo qui, Dee. Non dico che questo tizio non sia un coglione, ma ci serve. Non possiamo trovare Alta senza un po' di voodoo. Finito. Possiamo continuare. Questo chip non è identificativo. Cos'è? È per questo chip che sono qui e che voglio vedere Brigitte. Non ha un'aria familiare? Perché? Dovrebbe. Come l'hai rotto? Un proiettile nel cranio. Non funziona. Ecco come. Non mi hai chiesto che esperienza ho. Cosa so fare? Non siamo una corporazione, niente posto fisso qui. Devi soltanto fare una cosa per noi. Una volta dentro, che devo fare? La camionè. '20:35:07. 3 secondi prima, puff. Vogliamo scoprire da dove viene la camionè. Il furgone è sicuramente modificato. Vedo che non lo sai neanche tu. Ehi, sto solo mettendo insieme i pezzi. Le hai registrate tu? Segnali locali, satelliti corporativi, catturiamo tutto. Ma nulla dall'interno del gym, giusto? Tecnologia piuttosto avanzata, non mi sembra roba da bestioni. La sorvegliano giorno e notte, qualunque cosa sia è importante. Asid, Batman Kelly abdesano coi? Femmen potla.
Vuoi fare una pausa? Credo che abbiano bisogno di te. Se la caveranno. Concentrati. Qui non parliamo solo di Animals. Sono stati assoldati da qualcun altro. Da qualcuno con un furgone pieno di roba da Netrunner. È qui che entro in gioco io? Per scoprire chi? Mm-hmm. Inizia dalla camionè. Resta nascosto. Controlla solo la situazione. Ora sei in reso Agwe, la nostra sottorete. Perché? A che serve? Attraverso Agwe vedrò quello che vedi tu. Sentirò quello che senti tu. Ti guiderò nel gym. Un'altra voce nella testa. Chissà che dice il bisturi. Chi è il Netrunner all'interno? Cosa vuole? Spero che me lo direi tu. Quindi, vuoi tenermi d'occhio? Alla faccia della fiducia. D'accordo. C'è altro che dovrei sapere? Cerca i nostri uomini vicino al centro commerciale. Ti diranno come entrare. La mia paga. Di quanto stiamo parlando? E come faccio a riscuotere? Enzo ha detto che non lo fai per i soldi. Hai un problema. Occupati del gym per noi e Brigitte lo risolverà. Peccato che ho scoperto ora che dovrò fare da bersaglio in territorio nemico. E quindi il mio prezzo è salito. Vedremo. Niente promesse. Capito. Se io faccio questo, tu mi metti in contatto con Brigitte, giusto? Sei il sottile in fondo al corridoio. Scendi, i miei ti lasceranno passare. Abbiamo finito.